In occasione del 50° anniversario del gruppo sportivo Povegliano, la società del presidente Ivano Cauduro ha voluto mettere in cantiere la prova che assegnava le maglie tricolori a cronometro individuale riservate alle categorie degli allievi, degli junior e degli under 23, sia maschili che femminili. E siamo appunto con le concorrenti già sul cancelletto di partenza per la prova riservata alle ragazze juniores. Un alternarsi rapido di partenze. Intanto vediamo le immagini su Alice Gasparini in Xeres Village punto 13, che affronta la sua prima parte della corsa. È di Bizzarone, provincia di Como, questa concorrente, che sta attraversando adesso la parte centrale del percorso, un circuito di 15 km e 600 metri che portava le ragazze a girare su buona parte del territorio di Povegliano. È già sul traguardo Alice Gasparini, che è terzo posto per lei a 34 secondi dalla campionessa che vedremo nelle immagini successive. Intanto pronti e via per Sofia Bertizzolo, Breganze Millennium, nella sua formazione, atleta trevigiana, questa che arriva da Borso del Grappa, classe 97, come Gasparini, quindi atlete al primo anno da juniores. Ragazze che si stanno misurando contro il tempo su questo tracciato predisposto dagli organizzatori, un circuito completamente chiuso al traffico, quindi grande sforzo organizzativo anche sotto questo aspetto per il presidente Ivano Cauduro, che ha fatto le robe veramente, le cose veramente in grande per questa edizione dei tricolori cronometro individuale. Nel frattempo le immagini si soffermano su Sofia Bertizzolo che sta per concludere la propria prova. Tra poco la vedremo sul traguardo, staccherà il secondo posto, vedremo un po' la parte conclusiva della sua prova, ed eccola qua, sta imboccando adesso il breve tratto che porta sul traguardo e a 8 secondi dalla campionessa italiana Sofia Bertizzolo, la trevigiana di Borso del Grappa. È pronta nel frattempo sul cancelletto di partenza, sulla pedana di lancio, Katia Ragusa, Estado de México, Eurotarges, la formazione di questa ragazza vicentina di Breganze, classe 97 pure lei, quindi prima stagione. Vediamo affrontare la prima parte del percorso, distesa allungata sulla bici, le speciali bici da crono e quindi da portare sul traguardo con il minor tempo, quindi alla massima velocità. Vedremo la parte centrale e poi sul finale il tempo che farà registrare Katia Ragusa. Katia Ragusa la ricordiamo fin da ragazzina sui campi di ciclocross, nelle prove a cronometro riservate alla propria categoria. Oggi qui a Povegliano sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro e di tanto impegno e sta letteralmente volando. Tra poco piomberà sul traguardo di Povegliano e staccherà il miglior tempo assoluto. Poche pedalate ancora, sta uscendo dalla parte intermedia del percorso, le soggettive ci stanno facendo vedere i punti caratteristici del tracciato di gara, ed eccola qua, ormai sul traguardo, fermerà il cronometro su 21,50 e 90, la media 42,731, che vale la maglia tricolore. Katia Ragusa, un risultato atteso, prevedibile, è andata decisamente bene, soddisfatta a dir poco. Sì, molto soddisfatta e era da tanto che si cercava una maglia italiana e finalmente è arrivata. Questo campionato l'abbiamo preparato insieme a tutti i miei allenatori, alla mia squadra, alla nazionale. Quanta preparazione? Ci è voluta preparazione, tanta, però ne è valsa la pena. Prossimo obiettivo? Prossimo obiettivo, beh, i campionati italiani su strada, dai, e altri appuntamenti come europei e mondiali, si spera. Si susseguono intanto le partenze con le donne allieve che danno vita alla seconda prova qui da Povegliano in provincia di Treviso per la conquista della maglia di campione italiano a cronometro individuale. Il tracciato di questa categoria, 10 km e 400 metri, completamente pianeggiante nell'hinterland di Povegliano, Sant'Andrea e ritorno quindi sotto la linea d'arrivo. Siamo con la partenza della terza classificata.
Si tratta di Lisa Morzenti, gruppo sportivo Vilongo, arriva da Bergamo, da Pedrengo, e la sua città è già sul traguardo, ferma il cronometro a 15, 16 e 81, che vale il terzo posto. Passiamo subito però sulla pedana di partenza, dalla pedana di lancio, ed è Elisa Balsamo che farà registrare il secondo miglior tempo per l'atleta della Vigor, che arriva da Cuneo, dal Piemonte, dunque da Peveregno. Vediamola sulla parte, la vediamo ecco in questo momento sulla parte ormai in conclusiva del tracciato, sul traguardo per lei 15, 13 e 67, che vale appunto la piazza d'onore. E adesso le immagini su Elena Pirrone. Elena Pirrone che sta affrontando i 10 km e 400 metri, muove in questo preciso istante dalla pedana di lancio. Le strutture, lo ricordiamo, sono state fornite dal Velo Club San Vendemiano, la società che qualche giorno fa aveva organizzato l'internazionale per Under 23. Un allestimento davvero professionale voluto dai dirigenti del gruppo sportivo Poveliano, che non hanno lesinato niente per far bella figura. Elena Pirrone, Mendes Peck, Bolzanina di Laives, ferma il cronometro a 15.07 e 26, e per lei è maglia tricolore. Un tricolore importante con la ola anche delle compagne, insomma gioia comune. Sì, sono felicissima e penso anche le mie compagne, non me lo aspettavo sinceramente, sapevo di poter far bene ma così bene sinceramente non me lo aspettavo. Giornata meravigliosa allora. Sì, bella, molto bella, anche perché quarto posto della mia compagna e il piazzamento dell'altra mia compagna hanno incoronato benissimo questa vittoria. Concludono le prove mattutine i ragazzi della categoria allievi che si sono presentati numerosi ai nastri di partenza. Qui siamo con il friulano del team Isonzo che andrà a staccare il terzo tempo assoluto nella graduatoria generale. Si tratta di Mattia Pezzarini e team Isonzo ciclistica Pieris. Lui arriva da Corno di Rosazzo in provincia di Udine, ha già vinto anche su strada in questa stagione agonistica, ormai lo vediamo uscire dalla parte centrale del percorso del circuito di gara, si sta proiettando sul traguardo. Questo circuito di 10 km e 400 metri uguale a quello delle donne allieve, Pezzarini blocca il cronometro su 13.59 e 69, che vale per l'appunto il terzo posto. E Luca Tortelotti adesso di Cadeo Carpaneto, che è già sul percorso di gara, il piacentino di Castel Arquato, che vediamo appunto nella sua azione sapresta staccare la piazza d'onore. Sì, sempre una bella prova anche per Tortelotti, che si è difeso bene, non è riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio, comunque resta una bella soddisfazione per questo ragazzo che si va a piazzare in seconda posizione assoluta. Tra poco sul traguardo, eccolo qui anche per lui, addirittura che si para davanti, ferma il cronometro a 13.54 e 87 a soli 6 secondi dal vincitore. Eccolo qua, Moreno Marchetti, che gareggia appunto per Bici Sport, è una formazione vicentina, lui è di Cittadella in provincia di Padova, 5 vittorie già in saccoccia in questa stagione agonistica, e adesso vediamolo per la maglia tricolore. E lui era un favorito alla vigilia di questa prova e sta veramente mantenendo tutte le promesse, sta letteralmente volando sul traguardo di Poveliano ed andrà tra poco ad indossare la maglia tricolore di campione italiano per la categoria degli allievi. Sono le ultime battute, eccolo qua sul rettilineo che introduce nell'abitato di Poveliano prima della conclusione. Fermerà il cronometro su 13.48 e 62, è il miglior tempo, la media 45.184. Una grandissima prova, una grandissima media, al di là della soddisfazione, qual è stato il tenore tecnico della tua prova quest'oggi? Beh, mi ero preparato, comunque il percorso era molto difficile, c'era molto vento soprattutto nella prima parte, però le gambe giravano, ho visto fin da questa mattina che andavo molto bene, potevo puntare a vincere ed è così è stato. Giorni e giorni di prove, di preparazione, è la tua specialità preferita? Sì, ho cominciato a farla quest'anno seriamente, ho visto che vado bene, quindi mi sono preparato a lungo per questo campionato italiano. Sempre da Poveliano in provincia di Treviso per le
gare che assegneranno le ultime tre maglie del campionato italiano cronometro individuale. Si comincia con la categoria delle donne elite, a cui faranno poi seguito i corridori juniores, per concludere la gara riservata agli under 23. Ma siamo con le immagini sulla terza classificata per la categoria donne elite. Si tratta di Vittoria Bussi, gareggia con la società ciclistica Michela Fanini, atleta romana, arriva dalla regione Lazio, apre per la sua prova, ecco che vediamo la soggettiva anche sull'impostazione di questa atleta che va a prendere il terzo posto nel campionato riservato alle donne elite. Un percorso che è lievitato per quanto riguarda il chilometraggio, ma ci soffermiamo appunto sulla atleta dei Michela Fanini, ferma a 32.08.06 ed è terzo posto. È il turno adesso di Elena Berlato, sarà seconda, l'atleta di Ale Cipollini e Galassia, l'atleta vicentina di Malo che parte ora, scende dalla pedana di partenza e sa via per un percorso molto ampio. 23 km e 600 metri la distanza complessiva, che sarà uguale anche per gli junior e anche per gli under 23. Elena Berlato nel frattempo nelle immagini viene seguita da Elisa Longo Borghini, la ragazza che andrà a conquistare la maglia tricolore, con una prestazione davvero superlativa, e difatti quando a metà percorso la Longo Borghini va a raggiungere Elena Berlato, ecco qua il momento del riaggancio, faranno corsa appaiata fin quasi sull'arrivo. Infatti nelle finale un minuto separa le due atlete, ma Elisa Longo Borghini, che è partita un minuto dopo, andrà a fregiarsi appunto della maglia tricolore. Elisa Longo Borghini, piemontese, arriva da Ornavasso, Verbania, la provincia. Ecco il momento di cui stavamo parlando in precedenza, affianca e supera Elena Berlato, che gli rimane indietro di qualche metro, e con questa conformazione si va dritti filati verso la conclusione della prova riservata alle donne elite, che faranno poi, lo vedremo, registrare anche un ottimo tempo per quanto riguarda la media. Intanto però osserviamo il campo di gara approntato dagli organizzatori in perfetto ordine, privo di traffico veicolare, insomma bravi anche sotto questo profilo a chiudere tutte le strade di accesso al campo di gara. C'è stata la collaborazione insomma delle amministrazioni e di tanta gente per rendere possibile tutto questo. Da un'altra prospettiva vediamo Elisa Longo Borghini. Sono stati davvero bravi gli organizzatori del gruppo sportivo Poveliano a costruire questa manifestazione con tutti i crismi necessari per la regolarità della prova. Ma andiamo sul traguardo per le conclusioni di Elisa Longo Borghini e di Elena Berlato, che terminano quasi appaiate, ma il miglior tempo è 31.04.61. È una prova stratosferica, davvero grande performance quest'oggi, frutto di che cosa? Frutto di tanto lavoro e tanto allenamento e tanta voglia di riscattarmi. È stato molto molto difficile rientrare dopo la mia caduta l'anno scorso di questi tempi. Ho avuto un inizio di stagione duro e volevo provare a vincere questo campionato italiano, perché significava chiudere un capitolo e riniziarne un altro con me stessa, e quindi sono molto molto contenta. E adesso, dopo questa prova maiuscola, pensare al futuro con quale modalità? Ma sicuramente il campionato italiano non è un arrivo ma è una partenza. Mi piacerebbe fare bene il mese di giugno, mi piacerebbe correre molto bene il Giro dei Paesi Baschi e poi arrivare a luglio pronta per il Giro d'Italia, che è uno degli obiettivi stagionali. Partirò con la voglia di fare il mio massimo e di vedere alla fine dei 10 giorni quale sarà la mia posizione. Sempre da Poveliano, con la penultima prova in programma sul cancelletto di partenza, pronti i ragazzi juniores che andranno a sfidarsi sui 23 km e 600 metri del tracciato. Alla via il corridore dell'Ausonia Pescantina, che numero 5 di dorsale, vale a dire Riccardo Luca, che staccherà il terzo tempo assoluto.
Corridore che arriva da Rovereto, dalla provincia di Trento, è corridore junior alla prima stagione, nato quindi nel 97, si appresta ad una prova importante, essendo appunto un corridore che è al primo anno e quindi alle prime esperienze nella categoria, ma la sua impostazione che è caratteristica dei cronomen lo vede privo di tentennamenti, si porta già sul traguardo, il suo tempo è 30 primi, 8 secondi, 6 centesimi e vale il terzo posto. E adesso è già pronto sulla pedana di partenza Edoardo Affini, corridore di Contri Autozai, arriva da Buscoldo di Curtatone, atleta mantovano alla seconda stagione, già con 5 affermazioni su strada. L'ultima delle quali 8 giorni prima del campionato italiano in quella di Roncadelle di Ormele, dove ha conquistato il titolo regionale veneto con un'azione solitaria nelle finale proprio da vero cronomen. Cronomen che oggi sta dimostrando tutto il suo valore andando a staccare dei tempi veramente notevoli sui 23 km e 600 metri del tracciato di Povegliano. Vedremo poi alla fine che un secondo posto proprio solo a 3 secondi dal vincitore. Un problema dirà poi sul suo mezzo, non gli ha permesso proprio di esprimersi con la massima potenzialità, è un po' contrariato anche Edoardo Affini, lo vediamo però sul traguardo con 29, 37 e 84 e piazza d'onore come dicevo prima a soli 3 secondi dal vincitore che stiamo vedendo alla partenza. Si tratta di Filippo Ganna, aspiratori Otelli, Master Chrome e di Vignone, dalle province di Verona Urbano, quindi piemontese. E lui è un cronoman nato, non è la prima volta che si esprime ai massimi livelli in questa specialità, è venuto qui con delle belle intenzioni e sta facendo veramente bene. Vediamo questa sua azione quanto mai incisiva sul traguardo 29, 34 e 33 che vale il primo posto. Un tempo importante, ribadiamo 29, 34 e 33, la media 47, 883. Detto qua sarà un po' ritoccato, sarà lungo, va bene, anche che lei lì da porre. Filippo Ganna, tricolore juniores, una corsa tiratissima, tanta fatica, la soddisfazione però è tantissima, è altrettanto immensa, no? Pari alla fatica, forse più anche. Com'è stata la prova? Beh, di sicuro oggi non ero favorito, vengo fuori da 3 settimane che proprio sono a terra, ho avuto un brutto virus all'intestino che mi ha debilitato tanto. Io sono venuto qua oggi e sapevo che non potevo farcela, perché comunque c'era Edoardo che era 100 volte più preparato di me e no, è andata bene oggi. Ringrazio veramente il direttore sportivo e l'allenatore che mi hanno seguito durante tutto l'anno fino adesso e che mi, come ogni settimana, ogni giorno chiamavo per le sensazioni e tutto, sono riuscito a portarmi al 100% attuale. Ti senti cronoman? Beh, devo aspettare qualche anno per dirlo, adesso ancora presto. Ed eccoci con l'ultima prova in programma, sempre da Povegliano in provincia di Treviso, che assegnerà la maglia riservata ai corridori under 23. Sottolineiamo però già da subito il grosso successo organizzativo che il gruppo sportivo Povegliano, con il proprio presidente Ivano Cauduro, ma con tutto lo staff organizzatore che si sono prestati, che hanno lavorato per mesi e mesi per allestire questo bel appuntamento, dicevamo la buona riuscita di questa prova a carattere nazionale di campionato italiano a cronometro individuale. Un ottimo modo per festeggiare i 50 anni dalla fondazione. Ma torniamo a Davide Belletti, corridore di Mammaltile, che è sul percorso di gara, atleta ligure, arriva da Castelnuovo Magre in provincia di La Spezia, si sta impegnando ecco sui 23 km e 600 metri che sviluppa il tracciato di gara, tutte le prove del pomeriggio sullo stesso identico percorso. Questo che abbiamo visto è il tratto più tecnico del tracciato,
tracciato, arriviamo sulle traguardo per Davide Belletti, 28, 43 e 39, che vale per l'appunto il terzo posto. E adesso Said Lize, l'atleta di Zalfero Mobile Desire Fior, corridore friulano di Pordenone, prima stagione campione uscente dalla categoria juniores. Infatti ha vinto l'anno scorso proprio tra gli junior il titolo italiano a cronometro individuale, una specialità che lui predilige, e si è presentato qui a Povegliano con tante belle intenzioni e vuole fare assolutamente bene, e ci sta anche riuscendo perché sta correndo con un ottimo tempo. Said Lize, il corridore della Zalfe Euromobile Desire Fior, che vediamo in azione sui lunghi rettifili verso Cusignana sul circuito di Povegliano, 23 km e 600 metri la distanza complessiva di questa prova. Dove non bisogna perdere il ritmo, non c'è un attimo per il rilassamento, qua bisogna dare sempre tutto alla massima potenza, alla massima velocità, dosando ovviamente le energie. Questo ragazzo che ci tiene appunto a fare decisamente bene. Abbiamo visto l'ingresso intanto in un altro settore quanto mai tecnico del percorso, la prima parte forse meno impegnativa, la seconda dove bisogna anche sapere guidare bene la bici, ma siamo già con 6 delizie sul traguardo per un 28, 35 e 90 che vale il secondo posto. E qui siamo con Davide Martinelli del team Colpack, lui è favorito d'obbligo, oramai nelle prove contro il tempo è l'avversario da battere, muove in questo preciso istante dalla pedana di lancio e si avvia a completare il proprio tracciato, 23 km e 600 metri, sta veramente correndo sui tempi di 6 Lize, quindi sarà una battaglia proprio sul filo di secondi fino all'ultimo chilometro. È un confronto serratissimo infatti per il bresciano di Rovato, Davide Martinelli, già 3 vittorie per lui quest'anno, anche 4 volte al secondo posto, con le nostre telecamere sulla scia di Davide Martinelli che non perde mai l'allineamento, eccolo qua anche da un'altra prospettiva, sta affrontando in questo momento quel settore che abbiamo definito particolarmente insidioso, curva a sinistra e subito curva a destra e poi via verso il finale, sta assaporandosi il sapore della vittoria, ma Said Lize non è che abbia fatto un tempo di poco conto, un tempo importantissimo, poi vedremo che alla fine soltanto 10 secondi e 50 centesimi separano i due antagonisti, Lize e Martinelli. L'azione e le immagini su colui che sarà il campione riconfermato della categoria Under. E ha avuto un degno avversario in 6 Lize, come abbiamo già detto, corridore al primo anno che si è comportato veramente in maniera eccezionale. Siamo sul traguardo, il tempo 28, 25, 20, media 49, 824. Davide Martinelli, ancora il tricolore. Sembra quasi superfluo dire ci hai fatto l'abitudine, ma non c'è mai la sua fazione, no? Ad una giornata di festa come questa. Tanta fatica, la corsa com'è stata, la prova? Tiratissima? Sì, è stata sofferta davvero, no, non c'è mai assuefazione in queste giornate, davvero è bellissima, è stata una corsa organizzata bene, anche la premiazione veramente mi è piaciuto molto, e la corsa è stata tirata davvero, è stata sofferta sul filo dei secondi, però dai, la soddisfazione è ancora maggiore. Sei partito con determinazione, hai preparato allora questo appuntamento? Sì, diciamo che le crono le preparo abbastanza bene, è già un po' di tempo che mi dedico a questa specialità e devo ringraziare anche la squadra che ha creduto molto in me e questi sono i risultati. Sentiamo il tuo tecnico Bevilacqua che cosa dice, beh al di là della gioia? Sì, una grandissima soddisfazione, ce l'ha messo a tutta, si è preparato scrupolosamente per questo campionato italiano e ci è riuscito, anche una giornata non proprio delle migliori per lui, però con la tenacia e la forza e con la volontà e con la testa è riuscito a mantenere quei 10 secondi mi sembra e a vincere questo titolo che per noi è molto importante. Ecco che però partire con i favori del pronostico, c'è maggiore tensione oppure no? Ma sicuramente la tensione c'era, noi abbiamo cercato di non trasmetterla a lui, tutta la tensione che aveva
avevamo, non abbiamo dormito questa notte, comunque eravamo fiduciosi della sua grinta, della sua volontà, e ci ha regalato una grossa soddisfazione a tutto il team Colpack. Anche perché basta poco, no? Per danneggiare, ecco, una prova così, sì, sì, che si è sviluppata proprio sul filo dei centesimi, vorrei dire. Esatto, perché una gara di 23 km a cronometro non è facile, puoi partire male, non rompere subito il fiato, tanti problemi che ci sono per una cronometro di 23 km e subito perso il ritmo, però ce l'abbiamo fatta e è andato tutto bene. 6 mesi di lavoro, grande preparazione per un appuntamento quanto mai interessante, incisivo, da uno sviluppo straordinario. Prima di chiudere sentiamo Ivano Cauduro, il presidente del gruppo sportivo Poveliano. Sensazioni, una parola solo, dopo tanti mesi di lavoro e dopo una giornata quanto mai intensa. Delizia per tutti? Sì, sì. Ma sono contentissimo perché è andato tutto bene, una bella giornata, tanti partecipanti, una bella coreografia, tutti ci hanno dato una mano, tanta gente e tanti sostenitori, tanto personale che siamo riusciti a portare a termine un grosso impegno. La tensione della vigilia adesso svanisce con un risultato eclatante, perché tutto è filato per il verso giusto. Ecco, un appuntamento così, che è una novità per quanto riguarda l'organizzazione di una prova a cronometro, la immaginavi così? Ma non l'immaginavo così impegnativa. All'inizio, quando abbiamo deciso, pensavo forse meno impegnativa, si è verificata più impegnativa del 2011. Qual è la cosa che ti ha dato maggiore gratificazione? Io penso ad esempio alla chiusura delle strade, in un territorio così ampio credo che ha messo, come dire, in apprensione tutto lo staff. Sì, all'inizio non ci credevamo, dopo no, non ci credevamo, di chiudere tutte le strade, però ci hanno dato una mano tutti, siamo riusciti con l'aiuto di tutti quanti a fare quello che bisognava fare per portare a termine una grossa manifestazione così. Due prove come massima assise del ciclismo italiano, 2011-2014, che entrano nella storia del gruppo sportivo Poveliano. Guardiamo avanti, qualche anticipazione? No, adesso ci riposiamo un po', ma oggi è proprio il 50° della fondazione, ci godiamo questa giornata e per il futuro pensiamo, ma basta così, bisogna riposare adesso un po'.